È arrivata in redazione la notizia di un progetto già avviato da tempo sul territorio regionale, il Giro del Mondo in 80 giovani. Questa iniziativa è realizzata dagli Informa Giovani Piemontesi e si occupa di gestire un sito internet che raccoglie post e blog dei ragazzi che vivono un'esperienza di studio, volontariato o lavoro all'estero. Il Giro del Mondo in 80 giovani è un progetto legato alla mobilità internazionale dei giovani del Piemonte, che è nato, diciamo, da un'idea di due cooperative, Cooperativa Orso ed Educazione Progetto, che si rivolge ai ragazzi che hanno un'età compresa tra i 16 e i 35 anni e che vanno all'estero almeno per un mese per motivi di studio, volontariato, lavoro. In poco più di 2 anni sono diventati reporter 172 ragazzi, che hanno pubblicato un totale di 1103 post da tutti i continenti. I reporter di 80 giovani sono proprio arrivati in ogni angolo del mondo, dalla Russia alla Spagna, dall'Argentina al Senegal, dagli USA alla Turchia, parlando degli argomenti più disparati. Usi e costumi, storia e geografia, attualità, curiosità di ogni tipo, informazioni su come spostarsi, divertirsi, su dove soggiornare e sui posti assolutamente da visitare. Io sono Flavio Ponzio, sono laureato in Scienze della Comunicazione nel giugno 2010 e a febbraio del 2011 sono partito, grazie al progetto Leonardo, per fare una borsa europea, un tirocinio lavorativo a Dublino. In una delle ultime riunioni prima della partenza ho conosciuto Gaspare Daidone, responsabile del progetto 80giovani.it, che per appunto era in fase di recruiting, stava cercando volontari che diventassero reporter ufficiali della Regione Piemonte. Allora, cerco di scrivere circa una volta a settimana, proprio per avere una costanza. Certo, è difficile un po' con lo studio cercare di far combaciare tutto, però sì, tecnicamente una volta a settimana. È sempre un piacere pubblicare. Cosa ti ha spinto a partecipare a questo progetto? Dal mio punto di vista era di sicuro una bella esperienza, la motivazione c'era perché scrivere, per appunto, è sempre stata la mia passione, è di sicuro molto interessante anche per il mio curriculum, per la mia esperienza da giornalista, è una cosa decisamente positiva, essere un reporter ufficiale per la Regione Piemonte in giro per il mondo. La cosa bella è poter condividere le proprie esperienze con altri, leggere tutti questi blog di questi ragazzi che sono sparsi per il mondo e ti fa sentire più vicina anche a casa, ecco, ti fa sentire parte di una comunità che vive questa tua stessa esperienza e quindi ha tante cose da condividere con te. Vuoi partecipare al progetto? Diventare reporter è facile, basta andare sul sito, registrarsi e compilare la scheda di iscrizione. Vivi l'estero con noi!